ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, carissimi amici, guardiamo insieme una nuova moneta, un nuovo denaro commemorativo dell'anno 2022. La moneta arriva da Malta, facciamo attenzione perché è la terza e l'ultima emissione. Come tema abbiamo l'ipogeo di Al Safieni, è una moneta che fa parte della serie Templi di Malta, ne esce praticamente una ogni anno. Qui guardiamo la coin card, perché quando sono andato ad acquistare queste monete, come che hanno una tiratura molto bassa e sono uscito con un prezzo veramente altissimo, devo dire, ho deciso di comprare la coin card perché la differenza di prezzo era di soli 2 euro in quel momento lì. Allora, come che io vi do sempre il solito consiglio, quando le monete sono basse di tirature, se riuscite acquistate le coin card, perché qua rimangono in fior di conio assoluto, e se un domani le volete vendere nessuno vi può dire niente, perché rimangono qui nelle loro coin card originali. Andiamo a guardare più da vicino la moneta, se volete diamo un'occhiata, già che ci siamo, anche alla coin card fronte e retro. Questa qua è la coin card ufficiale originale. La moneta che stiamo guardando, attenzione, è in fior di conio, attenzione, perché di queste monete non c'è la versione fondo specchio, facciamo attenzione. Guardiamo più da vicino la moneta, vediamo se riusciamo a inquadrarla. Eccola qui. Come possiamo notare, nel centro della moneta abbiamo proprio l'ipogeo di Al Safieni, costituito da una serie di camere scavate nella roccia, distribuite su 3 livelli. Questa è la descrizione della moneta. Poi abbiamo, facciamo attenzione, in alto, in questa posizione qui, abbiamo la scritta Malta, che identifica le proprie monete, il conio 2022 in questa posizione qui, poi abbiamo il tema della moneta, più in basso, e qui abbiamo NGB, molto piccolo, che è l'autore della moneta, Noel Galea Basson, in questa posizione qua. La moneta è stata coniata dalla zecca olandese, fate attenzione, abbiamo un conio infatti molto bello, perché la finitura della moneta, nonostante è in fior di conio, devo dire che è molto molto bella. 12 stelle a 5 punte sul tondello esterno. Guardiamo il facciale in questa posizione, eccola qui, facciale 2 euro, il valore nominale. Come vi dicevo, è una moneta con una tiratura abbastanza bassa, perché abbiamo comunque 180.000 pezzi come tiratura, facciamo attenzione, di cui abbiamo 150.000 pezzi distribuiti nei rotolini, perché è già uscita la moneta. Poi nelle coin card troveremo 20.000 pezzi in coin card come queste qui, e il restante 10.000 lo troviamo nelle divisionali ufficiali di Malta. Come vi dicevo, da quest'anno le monete sono state coniate dalla zecca olandese e non dalla zecca francese, facciamo attenzione, perché negli anni precedenti sono state delle coniazioni anche dalla zecca francese. Per quanto riguarda il prezzo, in questo momento lo trovate in giro, cioè nei negozi della numismatica, lo troverete tra i 13 e i 15 euro sciolta, invece nelle coin card lo trovate tra i 15 e i 18 euro. Come vi ho detto, a questo punto vale la pena comprare la coin card, perché vi rimane in fior di conio assoluto. Bene, per oggi è tutto, ditemi cosa pensate della moneta, e niente, io vi ringrazio, vi saluto, e noi ci aggiorniamo come sempre nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.